Buonasera a tutti, dicevo, grazie per essere intervenuti. Ci ritroviamo di nuovo qui. Saremmo stati lieti di ritrovarci altrove, magari a festeggiare con delle buone notizie. Purtroppo abbiamo lavorato tanto. Nonostante le promesse, le notizie che ci giungono non sono per niente incoraggianti, anzi, al contrario. Ovviamente il tema è chiaro, è scontato, si parla dell'ospedale di Melfi, del quale, piuttosto che parlare di rilancio, come ci è stato promesso in passato, si continua a parlare di ulteriore smantellamento, di ulteriore chiusura. Sembrerebbe, e qui mi pare che ci sia del personale che lo può confermare, che siano dietro l'angolo delle comunicazioni praticamente per la definitiva chiusura del lobby pediatrico, che era, diciamo, l'ultimo baluardo di uno dei reparti più importanti, perché è destinato ad un'utenza particolare, che quale può essere la fascia debole costituita, insomma, dai pazienti della pediatrica. Approfondiremo poi in seguito. Intanto passo la parola al presidente del comitato civico Pro Condomini. Qualcuno si chiederà: ma tu che ci fai qua? Alla fine io sono stato ristrutturato dal sistema, mi hanno praticamente coinvolto, questo ringrazio pubblicamente. Ovviamente, se posso dare il mio contributo, lo faccio volentieri. Questa è una battaglia che combatto e combattiamo tutti, penso, perché, come ho detto più volte, possiamo essere pazienti, noi possiamo avere noi personalmente bisogno dell'ospedale, possono avere bisogno i nostri figli, possono avere bisogno i nostri genitori, comunque i nostri carici. Quindi la parola al presidente del comitato civico Pro Condomini per questo, e poi approfondiremo strada facendo. Io ringrazio i presenti, non mi dilungherò molto, ma vorrei concentrarmi sul perché si voglia smantellare Melfi. Abbiamo l'attuale direttore sanitario, il dottor Sarica, che si ostina a voler depotenziare, scippando giorno per giorno delle unità operative del personale a Melfi a vantaggio di Locri. Noi, per capire meglio quello che sta succedendo, abbiamo deciso, secondo la normativa vigente, di acquisire dei dati sulla produttività dell'ospedale di Melfi, che con nostra meraviglia, ma neanche tanto, smentiscono quelli che sono le parole del commissario ad acta e della direzione sanitaria. Di tutto questo parlerà Silvana Principale per l'ambito. Grazie. Non è che sia così bravo a gestire la denuncia. Allora, noi vi ricordiamo che abbiamo fatto una petizione, abbiamo raccolto 8.000 firme che abbiamo consegnato al prefetto e al presidente della Repubblica. Abbiamo raccolto anche 500 schede elettorali, anche di queste abbiamo fatto la stessa cosa, che poi sono state restituite ai comuni di appartenenza. E in questa occasione, quando ci siamo recati dal prefetto, lui ci aveva assicurato che, e credo che l'abbia fatto comunque, ma certezza vorremmo anche avere certezza di quello che ha fatto. Chiediamo anche al prefetto un po' l'assistenza in quello che è questo cammino di protezione di un bene così importante. E ci siamo recati dal prefetto, ci siamo recati dal vescovo, ci siamo recati dai commissari che gestiscono il merito, e abbiamo chiesto aiuto un po' a tutti. Li ringraziamo perché comunque sono stati disponibili a venirci incontro.
Allora, cos'è che stiamo facendo concretamente? Abbiamo scritto una lettera aperta che poi vi consegneremo e la consegneremo la faremo pervenire al prefetto grazie ai commissari. Perché è vero che non è di competenza del prefetto sconfinare ciò che è il ruolo del commissario ad acta Scovellini, però è pur vero che è importante che qualcuno si faccia l'importante, scusate il gioco di parole, si faccia portavoce di un popolo che sembra andare sempre più alla deriva, di questi bambini, degli anziani, di tutti noi, perché poi alla fine dell'ospedale purtroppo nessuno può dire a me non serve, a me non, io non ci andrò mai. E quindi è importante quindi i commissari ci hanno accolto e noi consegneremo questo comunicato anche a loro, sperando che questa volta magari la voce di qualcuno che abbia un titolo maggiore del nostro venga sicuramente ascoltato. Ora di tutto quello che fa. Ringrazio personalmente i sindaci che si sono uniti e combattono con noi, nonostante le vicissitudini che ci sono state, e tutti i comitati, perché in questo momento è importante fare fronte comune. Vi ringrazio. Qualche parte.
si era impegnato al bilancio dell'ospedale con tanto di slide, con tanto di insomma, un bel programma insomma, per far venire l'acquolina in bocca. Siamo usciti tutti soddisfatti, insomma, titoloni sui giornali. Ad oggi i fatti non smentiscono. Purtroppo, come dicevo prima, il percorso che si sta facendo va al contrario, stiamo perdendo con il gambero, anziché conquistare terreno lo stiamo perdendo pezzi. Si era parlato della destinazione di fondi per circa 10 milioni di euro per la ristrutturazione dell'immobile, proprio della struttura, e alla fine è uscito fuori insomma, che questi soldi sono bloccati a Roma, insomma sembrerebbe che ci sia un percorso particolare per poterli accedere. Quello che noi oggi stiamo cercando di fare è gettare le basi proprio per il nostro colpo di coda, chiamiamolo così, per salvare il salvabile, perché a quanto pare comunque l'azienda sanitaria provinciale persegue nella direzione dell'accorpamento dell'ospedale, perché se ricordate bene Scopellini aveva parlato di accorpamento dell'ospedale di Medico con i riuniti di Reggio Calabria. E purtroppo, come sosteneva qualcuno, oggi ci tocca prendere altro che accorpamento, si sta mettendo in atto l'accorpamento dell'ospedale con la chiusura. Volevo dire, sì, ecco, poi un'altra cosa, in quella fase, in quella circostanza, Scopelliti aveva detto che il rilancio di Melito sarebbe partito con una convenzione con alcuni chirurghi diciamo di spessore di Reggio, che sarebbero venuti ad operare a Reggio. Anzi, più che convenzione, lui aveva parlato di collaborazione, se non ricordo male, per cui questi chirurghi sarebbero dovuti intervenire a Melito, al massimo, per come la vedo io, con un'indennità di missione, chiamiamola così. Ora io non so bene come funziona nella sanità, però in genere se io lavoro in un ufficio e vengo dislocato, vengo inviato sempre per lo stesso motivo in un altro ufficio, al massimo mi danno un'indennità. Per quanto è emerso, sembrerebbe che il dottore Costarella, noi non vogliamo fare i conti in tasca a nessuno e siamo pronti a, se ci sono delle smentite, siamo pronti ad accoglierle, ma sembrerebbe che il dottore Costarella, sulla cui professionalità non andiamo a sindacare perché non abbiamo la capacità, non abbiamo la conoscenza, però sembrerebbe che il dottore Costarella operi a Melito con diciamo con una spesa per la sanità di circa 150.000 euro l'anno. Quindi che facciamo? Risparmiamo, diciamo di risparmiare, diciamo di avere bisogno di risparmiare, e risparmiamo perché? Perché evidentemente dobbiamo favorire gli amici degli amici con dei discorsi fatti secondo noi, ma io voglio essere un po' malizioso, diciamo così. Non si può dire risparmiamo e poi andare a spendere questi soldi per finanziare il singolo, per quanto bravo esso possa essere. Comunque, detto questo, dicevo, dobbiamo gettare le basi, vogliamo gettare le basi per quella che potrebbe anche essere l'ultima manifestazione. In questo io ribadisco la necessità della collaborazione di tutti, delle associazioni, dei singoli, delle forze politiche, delle forze organizzate in genere. Chiaro deve essere comunque, noi l'abbiamo detto e lo ribadiamo, per quanto ci riguarda, cioè il nostro impegno è assolutamente scevro da qualsiasi influenza politica, noi non siamo sotto la bandiera di nessuno, noi lottiamo perché abbiamo a cuore le nostre sorti, egoisticamente, le sorti dei nostri figli e dei nostri anziani, insomma di tutti. Ecco, non ci interessa fare campagna politica o prestare il fianco a qualcuno che dovesse pensare di strumentalizzarci per un futuro. Per un prossimo futuro. Silvana dice ha qualcosa da aggiungere, quindi passo la parola volentieri. Allora, per quanto riguarda Costarella, sappiate che questa convenzione dura solo 6 mesi, quindi non tornerà più a Melito ad operare, non perché per quello che stiamo dicendo noi, ma perché finisce la convenzione e non verrà riconfermata. Poi per quanto riguarda il dottore Sarica, se vi ricordate ha fatto un comunicato dicendo che pediatria non ha senso che esista anche per quanto riguarda i numeri. Allora, i ricoveri di pediatria, gli accessi
a pediatria dal 1 agosto 2012 al 24/4/2013 sono di 1.800, che non credo sia un numero così misero. Ed è vero che siamo abituati, ultimamente ci hanno fatto capire come ragionano e come gestiscono e come leggono i numeri queste persone. Quindi a loro piacimento dicono e ci dicono quello che vogliono. L'ospedale di Melito ci ha stupito, perché abbiamo un numero qui che non è irrisorio, e fa capire, e soprattutto teniamo conto che questi dati sono relativi ad un trimestre, quindi pensate che verranno triplicati, e pensate nel periodo estivo, quando la nostra popolazione diventa il doppio di quello che si è, quindi 70.000 abitanti diventano 140.000, e ricordiamoci che le nostre strade sono belle e indicate come strade della morte. In questi giorni ho sentito che in pediatria si sono recate purtroppo dei genitori, ovviamente, con delle piccole creature in situazioni non sarebbero arrivati a Reggio, non sarebbero assolutamente potuti arrivare a Reggio, e a dire di chi era presente, quei poveri genitori erano totalmente andati di testa, perché chiunque di voi è genitore e si vede un bambino che non riesce a respirare, sfido chiunque, sfido Scopelliti davanti ai suoi figli a mantenere il sangue freddo con una macchinina, con un'utilitaria che noi comuni mortali ci ritroviamo ad avere, e percorrere le nostre strade, arrivando a Reggio, dove si testimonia che c'è una situazione a dir poco assurda. Gente sulla barella, c'è gente, qualche mese, vedete, queste notizie passano nell'indifferenza comune. E notizia di qualche mese fa che una ragazza di 40 anni, 42 anni, è morta di infarto mentre aspettava di essere visitata al pronto soccorso. E dico che per fortuna, quando si arriva a Reggio non ti chiedono da dove vieni, almeno finché, non lo so, c'è qualche valore dell'essere umano continua a persistere, perché se poi ci sarà da dove vieni e ci saranno le file, non lo so, io in questo momento mi chiedo che cittadini siamo. Ecco, è il momento di fare una lotta unica, senza chiederci, non abbiamo colore politico, non abbiamo nessuna preparazione, si vede anche per quanto riguarda la mia emozione, io non sono abituata a parlare ai microfoni, non sono abituata ad andare a destra e a sinistra, io ho una bimba di 6 mesi. E non riesco neanche a godermela, me la porto in giro e la sto sacrificando per una lotta che non è solo mia, perché l'ospedale di Melito non è di Silvana Principato, è di tutti quanti. Quindi abbiamo pensato di fare un ultimo sforzo per organizzare una manifestazione. Se siamo stati capaci di portare 3.000 persone la scorsa volta, io spero che la rabbia, la delusione, l'offesa che Scopelliti ha fatto a ognuno di noi porti 8.000 persone in piazza, che Melito scoppi,
ma scoppi di gente dal cuore e dalla coscienza, cioè che siamo tutti una comunità, che venga da Africa, venga da Pellaro, meglio, non abbiamo paese, siamo un paese. Siamo i cittadini dell'ospedale di Merito Porto Salvo, sentiamoci quella la nostra patria in questo momento, il nostro paese è l'ospedale. Abbiamo fatto quella piccola manifestazione che, per dare la primavera all'ospedale, abbiamo piantato delle piantine, non era tanto perché non avevamo nulla da fare la domenica mattina, potevamo andarcene a passeggio, invece abbiamo dedicato quelle ore all'ospedale proprio per sensibilizzare voi, non Scopelliti, perché a Scopelliti che mettiamo le piantine non gliene può fregar di meno, però volevamo dire a voi cittadini, noi ci stiamo occupando, occupatene anche tu. Poi ci hanno detto, ma adesso chi se ne occupa di innaffiarle? Ebbene, sappiate che da quella domenica, tutte le mattine, qualcuno in modo costante accompagna le proprie bimbe a scuola e poi si reca in ospedale. A turno qualcun altro si aggiunge, ma non siamo gente che non ha nulla da fare, in cerca di non so che. Allora, sabato 4 maggio, ci troveremo nuovamente a Piazza del Fortino. Sì, faremo della pubblicità, ci organizzeremo sicuramente meglio perché comunque c'è il tempo. E vi chiediamo la cortesia di aiutarci anche nell'organizzazione. Benvenga tutti quelli che vogliono fare qualcosa e faremo bene o male lo stesso percorso che abbiamo fatto la scorsa volta. Poi decideremo man mano e vi metteremo al corrente. Io penso di aver detto qualcosa. C'è Carmelo Marino, vorrebbe aggiungere qualcosa? Sì, io vorrei un attimino ritornare sui dati che sono stati estrapolati. Innanzitutto stiamo parlando di dei dati del 2013, quando l'ospedale di Melito sta morendo dal 2008, quindi immaginiamo a regime i numeri che poteva dare questo ospedale. Anche per quanto riguarda il punto nascite aveva un 380 parti all'anno all'incirca, non ricordo, 360, diciamo che sono stati mantenuti in città ben 5 o 6 punti nascita, tra cui la maggior parte privati, con un picco dei riuniti di 1200 parti. Ora, costava tanto cedere 120-140 parti a Melito, visto che oggi c'è la migrazione verso il terzo mondo. Melito ormai è il terzo mondo, quando Reggio non ce la fa più si parte dall'ospedale principale e si va verso la baracca, la palafitta sul mare. Lottiamo, cerchiamo di riportare quello che si può a Melito. Noi non siamo per le azioni di piazza, però troviamo uno strumento civile per far cambiare idea a queste persone. Io vorrei aggiungere che con i dati che abbiamo in mano, che ovviamente sono dati che abbiamo ottenuto secondo normativa, quindi con regolare richiesta di accesso agli atti, noi ci faremo carico di inviare questi dati agli organi competenti, anche alla magistratura se necessario, e soprattutto alla Corte dei Conti, affinché approfondisca questi concetti, approfondisca le determinazioni dei vertici dell'azienda sanitaria, insomma.
alla fine non si può decidere a tavolino le sorti di 70.000 persone, quelli che credo siamo nell'area grecanica, insomma, è comunque la zona che fa riferimento a Melito come ospedale. Come diceva prima Carmelo, quando l'ospedale di Reggio non è in grado di supportare il flusso di pazienti, questi vengono dirottati altrove, sulla piana di Gioia Tauro, a Messina, dove capita. Quindi non si può girovagare per ottenere quello che è un diritto garantito dalla Costituzione. C'è un articolo della Costituzione proprio che tutela il diritto alla salute. Questo penso che sia emblematico e questo ci dovrebbe, come dire, dare la forza di andare avanti, insomma, di proseguire. Il malato al centro del sistema sanitario, insomma, è un concetto un po'. Ecco, i livelli essenziali di assistenza, sì, e anche questi, anche su questo c'è voglio dire, molta superficialità, insomma, tutto viene deciso a scapito del cittadino. Alla fine che facciamo? Ci facciamo, come ho detto all'inizio delle nostre manifestazioni, facciamo una raccolta fondi e allestiamo un ospedale da campo e ce lo mettiamo dove ci pare. A questo punto abbiamo, come si fa con l'esercito, come si fa nelle zone di guerra, gli ospedali da campo, e quantomeno sappiamo di avere un riferimento. Comunque noi non ci dilunghiamo oltre, se ci sono degli interventi sarebbero graditi, vedo il sindaco di Condofuri se vuole fare un saluto, il dottore Zavettieri per quanto riguarda, insomma, l'assemblea dei sindaci, se ci sono delle novità, insomma, ecco, quindi. E poi comunque il dibattito è aperto, per cui chiunque può intervenire e dare suggerimenti, insomma, portare le proprie proposte. Grazie al Comitato Civico Pro Condofuri, all'Associazione Mamme per un Futuro, e provo, ecco, a portare il mio contributo nella doppia veste. Innanzitutto, ecco, io il ringraziamento è da sindaco di Condofuri, perché è ovvio, ecco, che non lo debbo manifestare questo pizzico, ecco, di orgoglio, di sano orgoglio, sul fatto, ecco, che di nuovo a Condofuri ci ritroviamo insieme, associazioni, istituzioni tutte, insomma, i soggetti interessati a questa vicenda, per, ecco, organizzarci, coordinarci insieme nuovamente, ecco, per tutelare i nostri diritti, in particolare, ecco, il diritto alla salute di cui stiamo parlando. Quindi questo pizzico di orgoglio io lo debbo manifestare da sindaco di questo paese, e per questo è ovvio, da subito scontato, ecco, dirlo e ribadirlo, che noi come amministrazione comunale, ecco, di questo paese siamo, saremo al fianco di chi, appunto, questi diritti, insieme, pur da ruoli diversi, da postazioni, da osservatori diversi e differenti, comunque li dobbiamo tutelare, cioè li dobbiamo rivendicare, perché è finito il tempo in cui, insomma, poi ci sono i santi in paradiso che chissà che cose, ecco, ce li proteggono e tutelano, insomma, tra l'altro è cosa che a noi non deve appartenere, non appartiene, per cui, ecco, insieme andiamo a rivendicarci, appunto, i nostri diritti. Questo, ripeto, da sindaco di Condofuri. Devo andare oltre, ecco, aggiornandovi invece più come associazione dei sindaci qui del Basso Ionio e dell'area grecanica in particolare. Voi sapete, come si accennava poc'anzi, insomma, le vicissitudini che hanno colpito, ecco, altri, con l'altro ieri, altri due comuni, ecco, della nostra area, quindi come associazione è inutile dirvi il periodaccio di assoluta crisi, ecco, che via via, ecco, ci facciamo come sindaci, non come rappresentanti di quelle comunità e dei comuni che fanno parte dell'associazione. Quindi attenzione, perché voglio fare un passaggio che è importante ai fini anche di questa battaglia, di questa lotta che facciamo per l'ospedale. Come sindaci stiamo diventando sempre di meno, quindi questo è sotto gli occhi di tutti, quindi anche il, e lo ammettiamo subito, un po' il ritardo nell'aver concretizzato quanto già ci avevamo proposti da subito, dopo quella conferenza stampa in cui Scopelliti, il presidente di quella regione, ha presentato quella piattaforma e su cui c'era stato il portavoce, il dottor Autoritano, tra l'altro voglio evidenziare, ecco, come associazione siamo presenti, ecco, io e il sindaco, che tra l'altro fa parte anche della conferenza dei sindaci, Agostino Zavettieri, sindaco di Rocudi, sono al corrente, può darsi
Tazzi che ci riesce a raggiungere tra poco, però era impegnato perché siamo in un periodaggio come adempimenti amministrativi per quanto riguarda il bilancio. C'è il dottor Autelitano, sindaco di Palizzi, che si può dire tra di noi, però fisicamente impegnato in un'altra riunione, appunto, che non poteva fare a meno proprio per il bilancio. Sindaco di Staiti, sindaco di Bova, insomma, i sindaci, ripeti, superstiti, noi ci siamo tutti, ecco, sentitevi, siamo noi a rappresentarli anche se fisicamente non ci sono. Di sicuro, ripeto, è un periodo di crisi, ecco, per l'associazione, quindi questo ha comportato un po' il ritardo nel seguire, ecco, più concretamente anche questa vicenda, dopo quella conferenza stampa nella quale però avevamo rappresentato già la soddisfazione in un certo qual modo per quello che era stato presentato e la richiesta di confronto continuo rispetto poi a quello che doveva essere l'immediata o comunque nei tempi previsti, giusti, insomma, per realizzare quanto appunto in quell'occasione si era presentato, che era, si ricordo, ecco, un discorso di integrazione funzionale prima, nella prima fase dell'ospedale di Melito con l'azienda ospedaliera Regina e poi accorpamento vero e proprio, no? Quindi ci avevamo lasciati su questo, tanto che poi in separata dopo la presentazione ufficiale della conferenza stampa noi sindaci avevamo avuto modo di approfondire ulteriormente anche con la dottoressa Squillacioti, insomma c'era stato questo. Dopodiché è ovvio che anche noi stiamo percependo quello che voi invece con dati alla mano, dati che abbiamo anche noi, insomma, percependo tutt'altro rispetto a quanto c'era stato detto e presentato. Per cui noi giusto martedì abbiamo fatto una nuova, ci siamo di nuovo riuniti come associazione e abbiamo per ora solo abbozzato, quindi è solo una bozza, quella che io vi sto un attimino per leggere, una bozza di richiesta di incontro al governatore Scopelite, per conoscenza manderemo anche noi alla prefettura, al prefetto come associazione. Parlo di bozza perché, e qui vengo pure al ragionamento che cercavo di fare prima rispetto a questo periodo di crisi, come sindaci che appartengono, che fanno parte di questa associazione, visto ecco, gli scioglimenti che sappiamo dell'altro giorno di Montebello, di Melito, che c'è stato ecco, ormai, non ricordo, un mesetto addietro, ormai circa. Però secondo noi, ecco, di sicuro dal punto di vista politico è una crisi chiara sulla quale ci siamo detti anche dobbiamo riflettere, ma dal punto di vista della rappresentanza di queste comunità in seno a questa associazione, soprattutto su problemi come questo dell'ospedale, non si può comunque non rappresentare comunque quelle comunità che oggi si trovano ad avere una gestione commissariale, quindi anche i commissari sono pregati e li stiamo sollecitando e vi parlo di bozza in questo caso proprio perché noi prima di definirla, limarla meglio, modificarla per quello che è possibile, lo vogliamo fare insieme soprattutto anche ai commissari di merito che su questo devo dire ci hanno manifestato ampia disponibilità, così come so che l'hanno fatto anche con voi, con le associazioni, per cui prima di definirla noi presto una delegazione andremo, credo già lunedì riusciamo a farlo, perché siano loro in prima fila insieme a noi, ecco, quindi può essere, ripeto, crisi politica della rappresentanza politica e istituzionale per quanto riguarda quelle comunità, ma non lo deve essere di sicuro quando si tratta di diritti come questo, insomma, il diritto appunto alla salute. Noi dicevo, ecco, ci dovremmo ritrovare un po' su questa richiesta che ha questi tratti che dove noi subito manifestiamo nuovamente appunto noi come associazione, ripeto, dei comuni, le preoccupazioni dei cittadini che abitano questo territorio riguardo l'opera di integrazione funzionale e accorpamento dell'ospedale di Melito Porto Salvo con appunto l'azienda ospedaliera di Reggio Calabria, da lei stesso ci rivolgiamo quindi a lui direttamente, al Presidente Scopelite, rappresentata nell'occasione della conferenza stampa tenutasi ormai 2 mesi addietro, proprio presso lo stesso nosocomio militese, anche alla presenza di tutta la dirigenza dell'ASP di Reggio Calabria. Preoccupazioni che noi sindaci di quest'area geografica, già fin troppo penalizzata per altri versi, condividiamo anche alla luce di alcuni segnali che di certo non vanno nella direzione tracciata, si ribadisce durante la presentazione della piattaforma programmatica di rilancio del presidio ospedaliero melitese. Come si pensa di avviare questa integrazione funzionale dell'ospedale melitese con quello Regino se si continua a fiaccare l'attività medico-sanitaria del primo? O ancora, perché in tutto questo lasso di tempo alcun atto concreto amministrativo è stato confezionato nella direzione dell'integrazione funzionale?
Pertanto, come le avevamo già detto nell'occasione sopracitata, urge un confronto tra chi in quest'area quotidianamente si batte con notevoli difficoltà per garantire i diritti delle persone, e quello alla salute è il diritto per eccellenza, e lei, che con tutto il suo staff in materia sanitaria dovrà dare risposte reali a tali esigenze. Un incontro-confronto che dovrà presto tenersi, altrimenti saremo costretti nuovamente ad intraprendere ogni azione politico-istituzionale utile ai fini di cui sopra, anche affiancando tutti i movimenti che in maniera molto appassionata quanto competente e puntuale stanno mobilitandosi per far valere le proprie legittime ragioni senza alcuna strumentalizzazione politica né tantomeno alcuna bandiera partitica. Nel frattempo a gran voce chiediamo che si interrompa ogni azione amministrativa tesa a svuotare ulteriormente di risorse umane e materiali i reparti dell'ospedale di Bereovevoli, proprio per garantire da subito e nei fatti l'avvio di quel percorso di integrazione funzionale e accorpamento da lei stesso 2 mesi fa delineato. Quindi tanto numerosamente richiesto, ecco, preghiamo che al più presto ci sia riscontro su ciò. Quindi questo quanto noi volevamo, ecco, portare all'attenzione, ecco, di questa assemblea, ringraziandovi nuovamente, buon lavoro e buona lotta per tutti. Ringraziamo il sindaco di Montofuri, diciamo che ci sentiamo rincuorati, questa azione intrapresa dai sindaci ci rincuora e ci incoraggia, insomma, ci sostiene. Io vorrei precisare, che forse ci è sfuggito, giusto per dovere di cronaca, che gli accessi nell'ospedale di Merito, che sono vari reparti, in 3 mesi, quindi dal 1 gennaio al 31 di marzo, sono oltre 55.000. Ovviamente parliamo di anche il laboratorio analisi, le prestazioni di radiologia e quant'altro. Gli accessi al pronto soccorso, che ovviamente possono andare dal punto di sutura ad una prestazione più complessa, più complicata, però nell'insieme, e qui vengono probabilmente omessi, diciamo, gli interventi, quelli di scarsa importanza, che non vengono neanche annotati sui registri perché probabilmente magari ritenuti di scarsa importanza. Ecco. Noi ribadiamo e chiediamo al dottore Sarica in particolare se con questi numeri ci si può arrogare il diritto di chiudere un ospedale, se questi sono numeri che giustificano la chiusura di un ospedale. Noi crediamo di no, noi supponiamo di no, a prescindere dal territorio che già di per sé presenta delle difficoltà, e lo sappiamo bene, io l'ho detto, lo ribadisco, sarò ripetitivo per questo, partire da Roccaforte e arrivare per avere assistenza sanitaria a Merito e qui vedersi la porta chiusa e poi rivolgersi all'alternativa che sta una a 40 km che è Reggio, l'altra a circa 60 che è Locri, sulla famigerata strada della morte, come diceva prima Silvana, insomma qua veramente siamo sottovalutati, cioè ripeto, nel terzo mondo probabilmente, nei paesi dell'Africa, nei paesi in via di sviluppo, probabilmente l'offerta sanitaria forse è più certa e più sicura di quella che riusciamo ad avere noi oggi. Quindi ripeto, sono numeri che fanno riflettere, che devono fare riflettere. 55.000 accessi in 3 mesi significa che in un anno, considerate voi 55.000 in 3 mesi, moltiplicatelo per 4 nell'arco dell'anno, insomma, e questi raggiungiamo prestazioni per circa 200.000, se non vado errato, insomma, ecco, non sono, la matematica non è il mio forte. Quindi ecco, poi giustamente chi accede all'ospedale di Merito non è solo meritese, ripeto, come dicevo prima, c'è gente che viene da Brancaleone, da Staiti, anche forse oltre, e dall'altro lato c'è gente che viene da Lazzaro, da tutto l'entroterra, quindi insomma. E per quanto riguarda pediatria, si diceva prima e voglio sottolineare, abbiamo dal 1 di agosto del 2012 al 24 aprile, quindi a qualche giorno fa, abbiamo avuto 1.800 accessi nel punto di osservazione breve intensiva pediatrico, perché il reparto di pediatria non esiste più. Ora, 1.800 bambini curati giustificano la chiusura di un reparto? Sono numeri da giustificare. Io questo vorrei che ci facessimo portavoce tutti di questa richiesta, a chi di dovere, a chi di competenza, all'istituzione, alla politica e a chi gestisce la sanità a livello provinciale. Altri interventi, Pasquale Pizzi. Prego.
Salve, buonasera, come detto Salvo appunto Pasquale Pizzi. In questo momento più da cittadino che come componente del gruppo politico mi ricordo. Volevo fare più che altro una riflessione che è venuta nel corso di questo incontro. Ben venga la prima manifestazione, un ottimo risultato. Ben venga anche la seconda manifestazione. Però io penso che prima di organizzare la seconda bisogna forse rapportare il momento storico della prima al momento storico della seconda. Noi sappiamo quali sono state, e quello sapete meglio di me, abbiamo avuto anche modo di confrontarci, le particolarità organizzative che hanno caratterizzato quell'evento, la sovrapposizione di due distinti momenti, l'avvicinarsi del momento elettorale, che probabilmente ha poi anche portato e stimolato l'intervento del Presidente, la venuta eccetera eccetera, volendo essere maligni in questa considerazione. Quindi oggi diciamo che tutte quelle circostanze che hanno caratterizzato quell'evento oggi sono venute meno. Quindi questo ci deve far ragionare su come potrebbe svilupparsi la seconda manifestazione. In secondo luogo, io da cittadino, forse in quella manifestazione mi stava bene l'intervento allora di un solo sindaco, la risoluzione della politica, la presenza dei comitati, ma questa seconda volta sarà opportuno dare qualcosa di più, perché è inutile che il comitato, io cittadino, vada lì e dica è successo questo, quest'altro, perché sotto gli occhi di tutti. Quindi forse bisogna adesso alzare il tiro. E da questo punto colgo l'assist per fare un'osservazione di sindaci. Ben venga la presenza la volta scorsa dei sindaci, il fatto che non siano intervenuti, che avessi intervenuto da allora se non vengono in rappresentanza, perfetto. È stato un clima, diciamo, una sintesi giusta e perfetta. Scusate il telefono. Però sotto questo aspetto penso che forse sarebbe stato giusto allora fare qualcosa di più sino ad oggi, nel senso che c'è stata allora quella consegna simbolica delle fasce eccetera eccetera, ma penso forse sia stato solo simbolismo e poi poca pratica, perché se ad oggi noi facciamo una richiesta di incontro al Presidente Scopettini, noi lì dopo l'evento di quella manifestazione, questo è il Presidente Scopettini, dobbiamo stare col fiato sul collo. Quindi credo oggi, Salvatore, non sia più opportuno fare una richiesta di invito, ma dire noi ci siamo stancati perché l'incontro è già stato fatto di quello che sino ad oggi non si è concretizzato, di questo accorpamento che è andato avanti. Quindi noi oggi facciamo la manifestazione e poi vi invitiamo a venire concretamente, forse anche insieme alla manifestazione stessa, per dire ma che dobbiamo fare? Perché se morte deve essere, di che morte deve essere? Se ci deve essere vita, ma che vita deve essere? Perché questa non è una soluzione. Quindi forse sarebbe opportuno, credo, almeno dal mio punto di vista, per carità, poi il confronto anche su questo ci potrebbe essere d'aiuto, modificare la strategia, perché se noi ancora oggi facciamo la manifestazione per ribadire quello che abbiamo detto l'altra volta e non porta a nulla, se noi chiediamo al Presidente di incontrarci e arriviamo a giugno, penso che tutto questo sia l'essere ridondanti su una situazione che sta comunque andando avanti. Quindi forse bisognerebbe un poco serrare le fila e essere un po' più concreti, ma io dico non tanto al comitato, perché mi rendo conto che il comitato può operare fino a un certo punto, anche perché, e qui arriva il terzo punto, la carenza di un riconoscimento politico regionale a livello locale, cioè il fatto di non avere un esponente, poi anche la difficoltà di avere direttamente un interlocutore a livello regionale. Quindi noi siamo costretti, forse questo aspetto, ogni volta ci vogliamo rivolgere a qualcuno, a sparare alto, cioè a dover parlare direttamente al Presidente, non avendo neanche la possibilità di avere un mediatore regionale a cui rivolgerci. Quindi per forza i nostri unici interlocutori sono, giustamente come diceva Salvatore, i sindaci rimanenti come istituzione. Quindi credo anche da parte vostra, tanto come sindaci e singole cittadine, ma anche come gruppo, come associazione, su quello che rimane, forse bisognerebbe essere un po' più compatti, molto più aggressivi. Perché ripeto, stiamo qui ancora a chiedere incontri su incontri, quindi forse sarebbe opportuno coordinarsi, noi come singoli cittadini, loro come gruppo, poi come politici, per poter dare una spinta in più. Perché a questo punto si tratta di all'angolo e dire ma che dobbiamo fare, anche per capire le sorti di questo ospedale, perché ripeto, se deve essere morte, morte sia definita, ma se deve essere vita, che sia vita con tutti i crismi. Ringraziamo per l'intervento, soprattutto per i suggerimenti, perché vorrei ribadire, noi siamo gente comune, ci occupiamo d'altro, cerchiamo di lanciare il sasso nello stagno, e queste assemblee, questi dibattiti servono proprio a questo, affinché chi magari ha più dimestichezza di noi in determinati ambiti possa darci una mano, possa dare dei suggerimenti che possano essere poi utili alla causa di tutti, insomma, perché ripeto, la causa è di tutti, non è nostra, come diceva Silvana prima, l'ospedale non è di nessuno di noi, non è una struttura privata, è una struttura pubblica alla quale che serve ad ognuno di noi, per cui ben venga. Chiedeva la parola a Mario Alberti per un intervento.
diciamo, stimolato, diciamo, soprattutto da voi. Io vi ringrazio per la lotta che state portando avanti, ma questa è ovviamente una lotta di tutti. Questa è una lotta di civiltà, non è una lotta di medico, non è una lotta degli operatori sanitari, non è una lotta di malati, è una lotta di civiltà. Allora, può andar bene, e questa è un'analisi che vi do a fare, una riduzione di un presidio residenziale quando funziona un territorio. Allora, mettiamolo sto carico da 11 anche, perché noi abbiamo e dobbiamo dire un territorio che non funziona. Non abbiamo più sensori sociali rappresentati dai servizi domiciliari. Stanno per terminare i servizi di assistenza domiciliare integrata. Mi sembra che le postazioni di continuità assistenziale già da qualche tempo si sono ridotte notevolmente, quindi non so, allora a questo punto l'ospedale è l'ultimo baluardo, no? Visto che di fatto è qua viene un po' la mia preoccupazione, che un pezzettino per volta noi ci abituiamo a essere ritirati. Quindi questa è una cosa, ecco, riflettiamo, proprio un pezzettino per volta. Quindi io vi ringrazio perché voi non avete permesso questa motivazione, attivando, perché io ritengo che il popolo non ha bisogno di portavoce. Avete fatto un passaggio un po' più, cioè, allora abbiamo un portavoce autorevole. Siamo noi i portavoci delle nostre istanze, siamo noi i portavoci di una fonte gerarchica elevatissima qual è la Costituzione, quindi alla fine non voglio risultare anarchico, ma noi non abbiamo bisogno di portavoce, siamo noi, portiamo noi la nostra voce. Allora da qui due suggerimenti, se posso, giusto per portare un contributo, perché intanto io oggi rappresento il forum del terzo settore dell'area grecanica, che fra mezz'ora si incontra in assemblea esattamente qui a Condofuri, al centro Repicci, dove andremo un pochettino a leccarci le ferite, perché i servizi sociali nel nostro distretto non esistono più. Quindi andremo un pochettino a capire che cosa possiamo fare per proteggere la gente fragile, che possiamo diventare. Allora, i suggerimenti intanto direi che sono questi. Sono d'accordissimo per la manifestazione, però con un finale un attimino diverso, forse più intenso. In questa sede, in questo contesto, io propongo, ovviamente ci dobbiamo organizzare, mi passa, diciamo, anche la fase organizzativa, l'occupazione dell'ospedale, perché noi non possiamo più prescindere da richieste di incontro. Noi andiamo, chiediamo un incontro, poi viene il politico, ci dice stiamo vedendo, stiamo facendo, poi non troviamo più gli atti, poi a un certo punto abbiamo un segnale di speranza che ci può essere rappresentato dal chirurgo che viene e fa un paio di policisti, non so che fa, voglio dire, perché poi sappiamo benissimo che andare a fare il super intervento quando poi tutto intorno non c'è niente, non si può fare, è soltanto un'operazione così di marketing, no? Allora, la mia proposta è da qui al 4 organizziamo l'occupazione dell'ospedale, quindi dopo la sfilata, no? Dopo sarà la sfilata per le vie di mezzo, giusto per sensibilizzare, noi come? Ti chiedo scusa, non volevo ecco, fare queste similitudini, voglio dire. Dopodiché arriviamo anche ad occupare l'ospedale. Ci diamo turni, muoviamo i media nazionali, non ci muoviamo di là 20 persone, ci mettiamo attorno alle piantine così che mettiamo, diciamo, magari ecco, seduta stante, però si fa un'azione forte, perché a questo punto la prossima volta che viene il politico non ci viene a dire stiamo facendo, stiamo vedendo, ma ci viene a dire faccio, sto facendo, altrimenti noi non ci muoviamo da, e questo è il passaggio. Però occorrono dei momenti intermedi. A questo punto io lancio anche il momento intermedio, giorno 30. Martedì 30, ma in un modo molto dilettantistico, dei gruppi di cittadini melitesi dell'area hanno organizzato un laboratorio di idee, che è l'inizio, perché non può mai finire un laboratorio di idee, perché cambiano, diciamo, i momenti, cambiano i bisogni, quindi deve essere assolutamente permanente. Nel sottochiesa San Giuseppe a Merito, si parte da Merito, perché a Merito poi è successa una cosa strana, è stato arrestato un sindaco, è stato sciolto un comune come tanti altri, quindi per poche fasce non sono passati i sindaci, perché per pochi sindaci ci sono, e nessuno a Merito ne parla, come se fosse una cosa quasi del tutto normale che ci sia. Ora c'è anche quello di Cortina d'Ampezzo, quindi in area siamo anche, diciamo, abbiamo anche buona compagnia. Per cui iniziamo da Merito, ma è assolutamente un percorso che proseguirà in tutta la realtà. Approfittiamo di questo modello, perché di questo evento, perché siccome è previsto proprio questo lavoro, io vi auguro che voi ci siate, come vi auguro che ci siano tutti i convenuti, dove porteremo questa emergenza e porteremo l'immediata risoluzione, perché quello è un modo anche per arrivare a essere un numero congruo, oltre che per non la sfilata ma il corteo,
quantomeno per un'occupazione insomma solida e stabile fin quando non viene restituito all'integrità l'ospedale di Merito. Grazie. Io prima di continuare vorrei puntualizzare ancora il discorso sfilata corteo. Probabilmente la sfilata l'ha fatta chi si è avvicinata ai comitati e poi piano piano quando le cose non gli sono piaciute, quando non era una sfilata ma era un corteo, si sono un attimino defilati. Ecco, questo per noi non deve avvenire. Noi facciamo il corteo, non facciamo la sfilata. Accettiamo chiunque, ma nessuno ci deve strumentalizzare. Abbiamo la nostra identità. Quindi vi pregherei da qui in avanti, chi ha intenzione di cavalcare l'onda, di astenersi. Io vorrei un ultimo appunto su una frase di Mario Alberti. Dici, noi effettivamente non abbiamo bisogno di portavoce, è vero. Però per non avere bisogno di portavoce dobbiamo essere in tanti. Ecco. Quindi, no, ho detto, cioè, ho voluto rimarcare proprio di proposito, dobbiamo essere in tanti, toccherà ad ognuno di noi come dire, farsi portavoce e mettere in atto il passaparola, insomma, affinché la prossima manifestazione che potrebbe pure essere superflua, potrebbe essere un doppione. Noi il nostro intento non è proprio quello e nel finale avevamo previsto effettivamente qualcosa di diverso insomma da quello che è stato la volta scorsa. Sì, c'è il signore un attimino e poi il dottore Zaventieri. Io solo, buonasera a tutti, io solo due riflessioni che sono state così stimolate da Toscano. Uno riguarda la Costituzione. Così, modestamente rappresento quel comitato per la difesa della Costituzione rispetto alla Costituzione. Comitati fondati dal Presidente della Repubblica Scalfaro quando c'è stato il referendum sulla Costituzione e che poi sono rimasti in maniera operativa per quanto è possibile questa situazione che c'è adesso in Italia. Uno riguarda il rispetto della Costituzione, soprattutto per quanto riguarda la sanità. Non si rispetta la Costituzione per quanto riguarda il lavoro, il principio cardine della Costituzione. L'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro, non si riguarda per quanto riguarda la giustizia, che se il territorio completamente stabilizzato non si rispetta per quanto riguarda la salute. Il dato che diceva Toscano prima è veramente da far pensare. Qua c'è un territorio di 40-50, anche se vogliamo prendere 60.000 persone. Ognuno di noi, secondo quelle statistiche, va 4 volte all'anno in ospedale. Ecco, riflettiamo su questo punto, 4 volte all'anno in ospedale. Poi, se mi concedete, rifletto un attimino su una questione politica. Si parla di togliere, eliminare la corruzione, si taglia di eliminare la cattiva politica, che è la stessa cosa, praticamente. Si parla di tagliare le province, le regioni, il Parlamento, invece poi si taglia il servizio ai cittadini. Che ben vengono queste manifestazioni, forte come allora, io comincerei a intestare i comitati all'8 febbraio, una data storica, io faccio, sono impegnato nel sociale ormai da 40 anni, non pensavo mai che su questo territorio ci potrebbe essere una manifestazione di quel tipo come quella dell'8 febbraio. Intestiamo qualche comitato anche l'8 febbraio. Mi auguro che quello del 4 aprile sia ancora più forte, sia ancora più massiccia e che non vorrei che queste parole fossero equivocate, fosse più energica nel rispetto sempre della democrazia e che sia in maniera pacifica, ma che sia troviamo le forme, che sia più energica, che sia più incisiva. Io mi sento di ringraziare per questo intervento, insomma per le belle parole che sono state spese per il nostro impegno, che ripeto è l'impegno di gente comune, ma come ho già avuto modo di sottolineare, se la manifestazione è riuscita di sicuro non è solo merito nostro, noi alla fine abbiamo un po' coordinato, ma se la manifestazione è riuscita è solo grazie alla partecipazione
di tanti concittadini, insomma, che hanno aderito all'iniziativa, che hanno sposato, diciamo, la causa. E il dottore Zavettieri, sindaco di Rocudi. Buonasera a tutti, ringrazio il comitato per avermi invitato qui questa sera a fare delle riflessioni assieme a voi, perché ha illustrato ampiamente il sindaco di Condofuri con la riunione che abbiamo fatto qualche giorno fa come conferenza dei sindaci. Vorrei dire alcuni aspetti tecnici e chiarire a tutti quanti noi e a me stesso che il giorno 2 di febbraio, che abbiamo condiviso, diciamo, quella promessa che il governatore ha fatto, portandoci qua dei professionisti che altrimenti, diciamo, quegli interventi che si riescono a fare qua, in ogni caso andavano a Reggio Calabria o altrove. Quei DRG, diciamo, in termini tecnici, sarebbero persi. Voglio spiegare questo passaggio così comprendiamo tutti, per dire che i 150.000 euro, diciamo, trovati, messi in un fondo, perché il dottore Costarella viene qui in forma, diciamo, in attività libero professionale, non può venire in attività che fa in ospedale, essendo un'azienda diversa. Queste sono le leggi, sono le norme, questa è stata trovata la parte. Di quei 150.000 euro è il fondo totale, che lui per ogni DRG prenderà il 18% degli interventi che farà lui. In ogni caso quegli interventi non sarebbero, diciamo, fatti a merito, perché, diciamoci, non è che sono fondi che sono fondi della sanità in generale, non sono fondi, diciamo. E io condivido, perché in questo momento abbiamo bisogno, e l'ospedale ha bisogno di avere un'immagine diversa. Non che non si facciano le prestazioni o non si danno, anzi, vi posso dire che gran parte del territorio dice l'ospedale è chiuso. È passato questo messaggio, io vorrei che questo messaggio venisse smentito, che tutti quanti possono accedere all'ospedale, perché dà prestazione, dà servizio intanto. Poi si vedrà se quelle prestazioni possono essere date all'ospedale di merito oppure possono essere dirottate sull'azienda ospedaliera. Questo è il concetto che dobbiamo. Una riflessione sulla pediatria come reparto non esiste, perché è stato soppresso non solo questo reparto, ma tanti altri pediatrie, oculistiche, del reparto per gli anni. Il servizio rimane, però vorrebbero fare un'operazione per trasferire, diciamo, il personale. E qua, e io questa riflessione voglio fare assieme a voi per dire al direttore generale o a Scopellini, dicendo: quel giorno abbiamo accettato che si facesse questo tipo di intervento mandando questi professionisti, ma da quel momento non si deve nessun professionista spostare in altri strumenti o fare riferimento ancora sull'ospedale di Locri. Questo è il concetto che io vorrei che ci fosse chiarito dal direttore generale, direttore sanitario Ascolina, e condiviso anche dal Presidente. Questi sono gli aspetti non da poco, perché non solo per la pediatria ma anche di altri servizi che vogliono spostare personale. Se poi qualcuno si vuole spostare liberamente può farlo, non è questo il concetto che io voglio ribadire, ma forzatamente spostarlo. Ma visto che i posti occhi che in questo momento si sta parlando possono essere previsti, non perché siamo un ospedale generale, ma perché questo ospedale, dove ci sono pronti soccorsi con 20.000 accessi, possono essere mantenuti quei posti occhi, cioè a garanzia di quei ricoveri brevi, cioè ricoveri di 24 ore come quello della pediatria, perché noi sono quello attualmente. Ma un'altra riflessione vorrei fare, perché dobbiamo
abbiamo anche il territorio, cioè dire i colleghi medici del territorio, i medici di medicina generale o altro, devono mandare i propri pazienti all'ospedale di Benevento, perché in questo momento li dirottano verso Reggio, ve lo posso garantire. L'altra sera è venuta una paziente, un esame, dice non è venuta a farlo all'ospedale di Melito perché dice non lo fanno questo esame, dove il laboratorio fa tutti gli esami, tutti, nessuno escluso, anzi di qualità, vi posso dire. Eppure vengono mandati a Reggio per fare questo esame. Questa è la riflessione che vogliamo fare. Dobbiamo passare questo messaggio. Perché l'ospedale è vero che è stato ridimensionato, è vero che i professionisti se ne sono andati in pensione, però chi è rimasto per le competenze che ha, la professionalità che ha, dà le prestazioni. Dopodiché se quella patologia è di una certa entità, chiunque di noi lo cercherà di trasferirlo, quantomeno cerca di stabilizzarlo e si è in grado di poterlo fare, ve lo posso assicurare. Perché fino adesso l'abbiamo fatto e questo è il messaggio che deve passare, perché tutte le lotte, tutte si possono, voglio dire, il comitato può intraprendere qualunque tipo, noi istituzionalmente dobbiamo fare questi passaggi come il sindaco diceva, noi va benissimo, partecipiamo, noi non, al confronto non ci tireremo indietro, anzi lo vogliamo questo confronto perché ci dà più stimoli a poter poi portare le istanze che sono del territorio, però il territorio in questo momento, e lo dico con molta franchezza, sta dirottando, sta andando verso Reggio, non passa neanche per vedere se è dal pronto soccorso o da Reggio. Questa è la mia sentenza, perché è passato questo messaggio, l'ospedale è chiuso, non si fanno prestazioni, non è vero. Io direi che su quella scia in questo momento, ricollegandomi al dottore Costarella che sta venendo e fa ogni settimana, ogni giovedì fa degli interventi, io sarei d'accordo che venissero anche altri professionisti, e perché non loro, anche il ginecologo, voglio dire, di Reggio Calabria, che potesse, la mia specialità, perché diciamo allieverebbe quelli che sono gli accessi, i super accessi, perché vanno all'azienda ospedaliera, perché gli sembra che l'azienda ospedaliera gli dà quella sicurezza tale che magari, o quella fiducia che si è persa verso l'ospedale di Melito. Questo noi dobbiamo far passare il messaggio, e voi come associazione lo potete fare, più di noi sindaci, o da me che io sono, voglio dire, che dentro l'ospedale sembra che io posso dare un messaggio di fiducia. Se non è così, poi il cittadino si può regolare. L'integrazione tra ospedale e territorio manca. Ce lo vogliamo dire o no, che è un fatto fondamentale. Vogliamo che funzioni il territorio, che la specialistica funzioni, perché il primo filtro dovrebbe essere il territorio. Per banalità, magari si va in ospedale quando si potrebbero risolvere sul territorio. Perché il paziente alcune volte ha bisogno di essere ascoltato da un medico per dirgli le proprie preoccupazioni, le proprie ansie. Questo è che non c'è, e io voglio che questo messaggio sia veicolato tra tutti quanti noi, e voi l'associazione lo sapete fare. Grazie e buon lavoro. Intanto volevo ringraziare il dottore Zavettieri, che nella duplice veste di sindaco e di medico ovviamente ci ha chiarito degli aspetti a noi sconosciuti, perché come dicevo prima tante cose diciamo noi non le conosciamo, ovviamente chi vive determinate realtà sa bene come funziona, insomma, e sa bene tante cose che noi, nonostante diciamo, siamo abbastanza operosi, siamo abbastanza attivi, modestamente, però certe cose le può conoscere bene chi le vive, insomma, chi le vive quotidianamente.